Il pan dolce classico genovese è quello alto. Quello basso è stato tirato fuori negli anni 70 perché è molto più veloce a farsi. E per convincere la gente a comprarlo, gli appiopparono l'aggettivo antico. Erano gli anni in cui tutto ciò che era antico vendeva, un po' come ora per tutto ciò che è biologico. La ricetta che vedremo è quella di una zia di mio padre, la zia Bice. O meglio, gli ingredienti e le dosi sono quelli della zia Bice, che faceva un pan dolce da leccarsi i baffi, ma la procedura è diversa. Occorre sapere che la preparazione dei dolci cosiddetti grandi lievitati è molto delicata. Basta un nonnulla come uno sbalzo nella temperatura dell'ambiente di lievitazione, oppure il modo di impastare o altri particolari per provocare un fiasco. La soluzione mi è venuta dalla rete e più precisamente dal sito della Civiltà della Forchetta, dove è riportata la ricetta di un grande pasticcere, e cioè Carlo Alvigini. Con questo metodo, chiamato del doppio impasto, il successo è praticamente garantito, patto di operare con attenzione, trattandosi pur sempre di un lavoro impegnativo. Come dice il nome, si faranno due impasti, il cui scopo è di produrre un primo impasto che sarà possibile raffinare perfettamente in quanto privo della frutta. Questa sarà aggiunta solamente durante il secondo impasto. Il punto di partenza è un buon lievito naturale rinfrescato da non più di 24 ore. Guardate gli alveoli allungati, sintomo di lievito in perfetta salute. Ammolliamo 60 g di crescente, così chiamiamo a Genova lievito naturale, in 20 g d'acqua. E lo impastiamo con 40 g di farina. Mettiamo l'impasto in un sacchetto di plastica, di quelli per alimenti. Lo chiudiamo senza annodarlo e lo mettiamo in un vaso di vetro, meglio ancora se di legno. Lo lasceremo lievitare per 3 ore a 25-27 gradi. Prendiamo adesso l'impasto precedente, cioè 120 grammi. E ripetiamo le operazioni della prima rimessa, utilizzando però 80 g di farina e 40 g d'acqua.
cominceremo a lievitare per 3 ore a 25-27 gradi. Per la terza rimessa utilizzeremo l'impasto precedente, cioè 240 grammi con 80 grammi d'acqua e 160 grammi di farina. Dopo altre 3 ore possiamo procedere al primo impasto. Dei 480 g di crescente ottenuti dalla terza rimessa, ne preleviamo 350 g. Lo ammogliamo con 160 g d'acqua di fior d'arancia. Se non avete l'acqua di fior d'arancia, potete usare dell'essenza diluendola in acqua, in modo da ottenere i suddetti 160 g. Con 180 g d'acqua e 2 uova. Per quel che riguarda le uova, devo dire che alcuni amici, dopo aver letto sul mio libro La ricetta della zia Bice, contestarono appunto la presenza dell'uovo. Altri, sebbene dubbiosi, vollero provarla e la trovarono valida. Tuttavia, dalla ricetta dell'ottimo Albigini ho avuto la conferma che fra gli ingredienti è contemplata anche una piccola quantità di uovo. Persino il nostro poeta dialettale Martin Piaggio, vissuto fra il 700 e l'800, che fra le altre mise in versi le ricette della torta pasqualina e dei ravioli, mette le uova nel pan dolce. Vi sono poi molte altre fonti autorevoli, ma non posso qui dilungarmi oltre. Chi fosse interessato può tranquillamente scrivermi. Torniamo al nostro crescente e impastiamolo con 1 chilo di farina. Il noto pasticcere Tagliafico consiglia di utilizzare la manitoba 00. Come potete vedere, questa ha il 12% di proteine e presumibilmente un fattore di forza W pari a 220. Se non la trovate, potete utilizzare 700 g di manitoba 0 mescolata con 300 g di normale farina 00. 230 g di burro ammollato a bagnomaria o nel microonde, fate però attenzione che non sia troppo caldo. Grammi di zucchero un cucchiaino raso di sale la buccia sottile cioè la parte gialla di un limone. Impastiamo a lungo in modo che l'impasto si raffini bene. Togliamo la buccia di limone e lasciamo lievitare per almeno 8-9 ore a una temperatura costante fra i 27 e i 28 gradi. È possibile
utilizzare un termosifone elettrico nella cucina chiusa per mantenere la temperatura desiderata. E perché l'ambiente non asciughi troppo, si può lasciare sui fornelli una pentola con dell'acqua che bolle. Dovrà più che raddoppiare di volume. Ad abbassare la nottata. Ecco qui, è lievitato benissimo e possiamo quindi procedere al secondo impasto. Uniamo 35 g di marsala secco oppure di acqua di fior d'arancia, 80 g di zucchero, 80 g di burro, 190 g di farina, 'mpastiamo a lungo. Nel frattempo pesiamo la frutta, e cioè 600 g di uvetta ammollata in acqua tiepida e asciugata perfettamente, 120 g di cedro candito, 120 g di scorza d'arancia candita, 180 g di pinoli di Pisa, 24 g di semi di finocchio. Facciamo appena intiepidire in forno la frutta. Se la unissimo all'impasto troppo fredda, potrebbe arrestare la lievitazione. Uniamo la frutta all'impasto, amalgamiamo bene e lasciamo riposare coperto per 45 minuti. Dividiamo l'impasto secondo le pezzature desiderate, e cioè 1080 g per ottenere, una volta cotti, pan dolci da 1 kg e 800 g per ottenere pan dolci da 3/4. Sull'asse di legno dare ogni pezzo una forma il più possibile sferica e coprirli con una tovaglia. Lasciarli riposare mezz'ora e procedere alla seconda tornitura, cioè rimetterli in forma sferica.
coprire nuovamente con la tovaglia e lasciarli lievitare per 7-8 ore, mantenendo la temperatura ambiente sempre a 27-28 gradi. E ora possiamo cuocerli. Preriscaldiamo il forno. Pratichiamo su ogni pan dolce il classico taglio a triangolo equilatero. Facciamo cuocere per circa 50 minuti a 190 gradi quelli da tre quarti e per circa un'ora a 180 gradi quelli da chilo. Nel mio forno io mi regolo così: dopo aver infornato, attendo 15 minuti che inizino a colorire, quindi li copro con un foglio di stagnola che tolgo 20 minuti prima del termine della cottura. Per gustarli al massimo dovranno riposare almeno 24 ore. Si possono conservare anche per 15 giorni se, una volta freddi, si fasciano bene in carta pergamena e si chiudono in un sacchetto di nylon.